Pregi rimangono tutti quelli della Magnifly, quindi è una scarpa che ti fa correre di avampiede, che ti fa sentire libero perché comunque il piede sta bello comodo. Non sarà sorprendente per molti di voi che mi conoscono bene che le Ultrafly 3, tra l'altro le ho usate all'infinito, fossero la scarpa che preferivo nel 2020. Ma oggi, con il lancio di queste Phantom 2 di Topo, secondo me siamo riusciti a fare qualcosa che comunque si avvicina e che per il mio amico e prodepodista addirittura è superiore e sicuramente permette a noi podisti amatori di correre al meglio, non soltanto per chi pesa 50 kg, per chi ne pesa 60 o per chi come noi ambisce a correre velocemente, ma anche per tutti i podisti che nella corsa amatoriale vogliono sicuramente stare bene e correre al meglio. Per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Tra l'altro, questa scarpa è sempre di drop 5, 33 mm nel tallone, 28 nell'avampiede, è aumentata anche l'altezza dal suolo, cosa che rende questa scarpa sicuramente più protettiva e permette a noi podisti amatori di correre a lungo e al meglio. Queste scarpe non pesano nemmeno eccessivamente, sono solamente di 289 grammi. Secondo me lo zip foam consente di mantenere una sorta di leggerezza della scarpa stessa, ma la morbidezza della scarpa vi consentirà comunque di correre davvero a lungo e per tantissimi chilometri. Non è cambiato nulla però di quello che era il core di questo marchio: un avampiede molto ampio, un intersuolo in zip foam davvero fantastica, un bloccaggio perfetto del tallone. Addirittura abbiamo visto che comunque, nonostante l'altezza del suolo superiore, questa scarpa ha quasi le stesse caratteristiche dell'Ultrafly. Parlando comunque di scarpe che abbiamo amato, ci sarebbero mille cose da dire, ma al tempo stesso so che Andrea Sofientini è davvero il più grande stimatore di questo marchio. Io sono solamente al secondo posto, quindi gli lascio la parola e vi posso solamente dire che questa scarpa si può trovare sicuramente online in diversi siti. Inoltre, nello store locator del sito stesso di Top Athletics potrete comunque trovare dove provarla fisicamente. Secondo me ne vale davvero la pena. Lascio comunque la parola ad Andrea. Io nel frattempo vado a bermi un coffee. Voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Buongiorno Andrea, finalmente siamo arrivati a correre non so quanti miliardi di chilometri con queste Phantom 2. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao Max, dopo guardo su Strava, ti dico quanti ne ho fatti. Diciamo che anche questa scarpa di Topo mi ha lasciato super impressionato. L'ho usata molto volentieri nelle uscite lente di quest'ultimo periodo. Mi sono trovato davvero bene. L'ho usata, ah sì, nella seconda parte della vacanza a Bormio, perché mi sembra che me le date quando sono sceso. Da lì le ho incominciato ad utilizzare, praticamente è sempre stata la scarpa di riferimento dell'ultimo periodo. Forse non lo dovrei dire adesso perché dopo mi farai le domande. Mi ricorda molto la Magnifly, un pochino più pesante, un pochino più protettiva, quindi secondo me è più adatta a più persone. Sì, in effetti, secondo te a chi sono adatte queste scarpe e fino a che peso per il podistamatore? Ripeto, al contrario della Magnifly è più protettiva e più pesantina, quindi sicuramente il range di utilizzo dei podisti è più ampio. Secondo me qua arriviamo ad usarla anche sui 75 kg in giù, più o meno per tutti i runner medio leggeri, al contrario della Magnifly che era una scarpa più per atleti leggeri e dinamici. Dici che secondo te 80 kg, 82 kg sono un po' troppo? La vedo un po' male proprio come concezione di scarpa su uno che pesa 80 kg. Secondo me, poi è da provare. Sicuramente 80 kg non li raggiungo più adesso, per un altro mesetto almeno. Cosa ne pensi del fatto che abbiano un drop 5 che influenza ha sia sul podista amatore evoluto sia invece sul podista alle prime armi? Ecco, guarda, come la Magnifly, lei aveva drop 0, questa è la drop 5. Io l'ho sempre detto, la differenza non la sento, però perché mi fanno correre nella stessa maniera, quindi tra virgolette mi obbligano
nel mio caso mi facilitano correre di avampiede, alla parte frontale bella larga e sento proprio tutta l'avampiede che appoggia, quindi il drop cycle l'ho sentito forse tra virgolette per il sovraccarico, perché comunque ho fatto un sacco di chilometri nel periodo, ho fatto circa 200 km a settimana e fai conto che ne facevo almeno 170 con le Phantom, quindi potrebbe essere che un pochino mi abbia tediato la zona del polpaccio, tendine d'Achille, ma niente di grave, diciamo che se avessi fatto i miei soliti 150 km a settimana non mi avrebbe portato 120 km di corse lente, con queste non mi avrebbe portato alcun problema, quindi diciamo che io non l'ho sofferto tanto il drop. Non credo che si senta così tanto, sicuramente però è una scarpa che ti fa correre di avampiede, ripeto, per chi corre di avampiede ti facilita, per chi corre di tallone quasi ti obbliga a correre di avampiede. E per quali ritmi le utilizzeresti? Parlavi sempre del lento, ma credi che si possano anche portare a velocità più elevate? Beh, io lento adesso lo stavo facendo sui 4,20 al chilometro e le portavo via facili, sicuramente non su scarpe che ti impediscono di andare più forte. Secondo me le potresti usare come scarpa, beh, per un runner un po' più pesantino, secondo me per tutti i lavori. Per un runner invece medio leggero le utilizzerei magari fino al medio, perché comunque hanno quell'impostazione di corsa in spinta che dà sempre una gran mano quando devi tirare. E per quale distanze invece le utilizzeresti? Ma io le utilizzerei come scarpe daily trainer, quindi tutte le corse lente della settimana, ripeto, il medio, le variazioni, non le azzarderei sui lunghissimi perché avrei più voglia di comfort per fare le corse lunghe, quindi ho paura che queste mi tedino un pochino la zona del polpaccio. E cosa dici invece dell'intersuola, che comunque, come dici tu, è a ciccia? Diciamo che sono due mescole un po' diverse, quella più esterna che è un po' più duretta e quella interna che è davvero morbida. L'insieme rende la scarpa stabile e comoda, quindi mi ricordo la Ultrafly l'ho sofferta un pochino perché nel complesso era troppo dura secondo me l'intersuola, invece in questo caso mi hanno fatto un'intersuola che alla fine rimane comoda, morbida ma allo stesso tempo protettiva, non so se mi riesco a spiegare, comunque una specie di involucro un pochino più duretto, però l'appoggio dopo del piede risulta morbido. E nonostante queste scarpe siano comunque abbastanza alte, cosa ne pensi della stabilità della scarpa stessa e soprattutto sui lunghi come l'hai vista? No, te l'ho detto, una scarpa che è molto larga, è molto ampia la zona sia dell'avampiede che comunque quella del tallone. Poi se guardi qua hanno fatto l'americanata, diciamo, è una scarpa stile americano, quindi con la parte del battistrada che tocca a terra larga, quindi la scarpa è sicuramente stabile senza avere l'inserto antipronazione. Poi vabbè, contando che ti fa correre di avampiede e l'avampiede appoggia bene, tutto bello spiaccicato davanti, non ti fa cedere così tanto. Ovviamente Top è un brand americano, quindi ha abbastanza senso quello che dici. Si vede che è proprio scarpa, ripeto, stile americano, con questa zona qua di solito le altre marche la tengono un pochino più sollevata da terra, invece loro puntano alla stabilità così. A livello di scarpe simili, secondo te a che scarpe queste Phantom 2 assomigliano? Guarda, scarpa simile un po' come, diciamo, durezza mi ricorda un po' una Pegasus 37-38, di più la 37 forse dopo i 100 km, nella 38 non la sento ancora così tanto ammorbidita. Come impostazione di corsa faccio fatica a trovarti una scarpa così, mi ricorda, ecco, la Rincon, per chi l'ha usata, ancora un po' di più della Rincon, che mi obbliga, mi favorisce la corsa di avampiede. A livello di durata, che sensazione hai avuto? Come hai detto, l'hai usata tantissimo. Cosa ne pensi soprattutto il battistrada, in questo caso ha tenuto? Battistrada sta tenendo, questa è la tua. La mia sta tenendo bene, si è consumato nella zona tallone, un po' nell'avampiede, ma diciamo per il normale utilizzo, per di più l'ho usata su pista bianca, su asfalto, su pista, quindi l'ho usata un po' ovunque. Diciamo che sta tenendo, sicuramente gli 800 km se li fa, qualche talebano potrebbe anche spingerla verso i 1000, cosa che io non consiglio, però secondo me è una scarpa davvero durevole. Poi ha questa mescola che sembra nell'intersuola che sembra che duri tanto. Sono curioso di vedere quella di Max, perché cos'era l'Ultrafly, lui l'aveva schiacciata di brutto l'intersuola, invece io ce l'avevo quasi nuova.
Quindi boh, vediamo, sono curioso di vederla questa cosa qua. Quali sono secondo te i pregi e difetti di questa scarpa dopo tutti questi chilometri? Pregi rimangono tutti quelli della Magnifly, quindi è una scarpa che ti fa correre di avampiede, che ti rende che ti fa sentire libero, perché comunque il piede sta bello comodo. La scarpa sembra più grande di quello che è, ma il piede rimane saldo nella scarpa, perché comunque quando stringi i lacci il collo rimane saldo, mentre l'avampiede è bello libero, è una nota della casa di topo. L'altro grosso pregio che ha è che al contrario della Magnifly è un pochino più protettiva, quindi è una scarpa che posso usare per più chilometri e senza essere affaticato come con la Magnifly. Il difetto, l'unico che posso trovarti, secondo me, è che mi si incastravano, ma vedo che anche a te, dei sassolini dentro negli intagli del battistrada. Credo che non portino a nessun problema strutturale, però mi danno fastidio becco quando devo correre su asfalto e sento il sassolino che gratta. Ecco, quella cosa lì, vabbè, credo che, immagino che con il prossimo modello la modificheranno, però vabbè. È un piccolo difetto. Ultima domanda, Andrea, quando testeremo la prossima topo, che è la Fly 4? Ci hanno chiesto anche dove trovarla nei negozi, cosa ne pensi? La Fly 4 so che sta per arrivare e sono curioso di vedere cosa hanno migliorato, perché io alla fine la Fly 3 la usavo volentieri per farci lenti, ma nasceva come una scarpa un pochino più veloce. Nei negozi... So che sicuramente online sono disponibili su diversi... in diversi negozi, poi magari metteremo qua sotto in sovraimpressione quali sono tutti i negozi dove si possono trovare queste scarpe. A me Topo e Skechers mi sono sempre piaciute tanto, forse anche perché fanno un po' più di innovazione rispetto agli altri, si stanno cercando di rilanciare sempre nel mercato. Mi dispiace che non prendano piede, però sono delle scarpe molto valide, almeno io mi trovo bene. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, stay strong. Ciao!